Benvenuti. Ultimi due segni della settimana per le previsioni dal 2 all'8. Mi raccomando, se non c'è ancora iscritto, iscriviti. Lascia un mi piace se alla fine di questo video ti sarà piaciuto. E adesso andiamo a vedere qual è il penultimo segno zodiacale della settimana. Il toro l'abbiamo appena fatto, quindi. Il leone l'abbiamo fatto. Vediamo cosa. Il capricorno. Il capricorno. Ecco qua. Quindi andiamo col capricorno. Segni di terra, ecco. I tarocchi, dei segni di terra, sono le carte celtiche. Gli oracoli, e adesso andiamo a parlare un po' di questo cielo. Plutone è ancora retrogrado nel tuo segno, ti ricordo che la settimana prossima passa diretto. Poi dalla tua parte hai sempre l'appoggio di Giove e Urano retrogradi in Toro e l'appoggio dei pianeti in Vergine. Questa settimana c'è un cambio in Vergine. Il 3 arriva Lilith dal leone, si sposta a quella della passione, del potere, del senso della libertà, del potere legato alla libertà, insomma molto particolare la Lilith. E il 5 Mercurio sarà già in bilancia, quindi il 4, l'ultimo giorno di Mercurio in Vergine. Si è trattenuto un po', d'altronde è il suo segno, e adesso però passa in bilancia. Quindi forti segni di terra, anche se c'è questo avvicinamento in Vergine, sono forti segni di terra. Altrettanto forti stanno diventando, ma non lo sono così tanto, i segni di aria che al Sole e Marte in Bilancia vedranno abbinarsi anche Mercurio. Ok? Sarà un passaggio rapido di Mercurio che passerà già il 22 in Scorpione, però l'importante è che già c'è. Che arriva, ok? Quindi prendono forza i segni d'aria. I segni d'acqua, facciamo una cosa: prima parliamo del leone. Il leone rimane la Venere, quindi i segni di fuoco hanno questa Venere che ancora da 4 mesi li sostiene. Tra l'altro, c'è ancora una scia di questo plenilunio, no? E la Iete. Importante sono i segni d'acqua per te, perché? Perché dai pesci ti arrivano in maniera positiva le energie di Saturno e Nettuno messi in retrogradazione, quindi hai tanto dalla tua parte, Capricorno, magari troppo, dico io, perché quando si hanno tutte queste energie, che tra l'altro proprio. Sono tutti pianeti retrogradi, tranne Mercurio in parte o Lilith in parte. Ecco, quando ci sono tutte queste energie così retrograde, un po' io un attimo due domande me le farei su come sto. Quindi andiamo a vedere comunque come arrivi a questa settimana, perché è una settimana che vede sì tutti questi pianeti a tuo favore, però ricordiamoci che i pianeti in bilancia sono in quadratura rispetto a. Quindi è andato via il plenilunio che era in quadratura in Ariete, però rimangono il Sole, Marte, adesso anche Mercurio andrà in quadratura in bilancia. Cosa significa? Beh, significa che anche il tuo pensiero a volte potrà essere un po' confuso. Ok? Andiamo a vedere, però, ripeto, come arrivi a questa settimana, Capricorno, con quale energia interna? Con quello del paggio di spade, guardate che questo paggio ha proprio la spada alzata. Con l'energia esterna di chi? Del Papa. Col giudizio. Alcuni nodi verranno al pettine questa settimana, o almeno stanno per venire al pettine della tua vita, o sono già venuti al pettine adesso. Questa è l'energia con cui arrivi. Il paggio di spade mi dice che è un'energia molto risoluta, soprattutto di pensiero, tendi a spiare qualcuno o qualcosa.
Il tuo problema è che hai paura che si ripresentino delle situazioni. Quindi sei molto in allarme, direi, con questa spada alzata. Vediamo, 3 di denari, 7 di coppe, 4 di coppe, 5 di bastoni. Allora, quello che avverto è che tu arrivi con un'energia che è conflittuale. Conflittuale perché, soprattutto dal punto di vista lavorativo, di colleghi, eccetera, hai un po' di confusione, hai delle difficoltà a mettere a posto le situazioni, quindi sei molto in guardia, è come se avessi paura del ripetersi di situazioni del passato, ma contemporaneamente si stanno verificando delle situazioni che in qualche modo sono anche karmiche, a cui non puoi sottrarti, e forse sotto sotto lo senti questa cosa. Fatto sta che comunque, soprattutto dal punto di vista lavorativo, economico, professionale, di colleghi, credo che tu stia arrivando questa settimana con tutta una serie di situazioni da sistemare e un po' di conflitti. È come se tu non volessi dare più in una situazione. Esternamente un matrimonio potrebbe coinvolgerti, un matrimonio, un rapporto pubblico, 8 di spade, 2 di bastoni, imperatrice e 8 di denari. Allora, qui è molto presente il segno del toro, ci abbiamo in due arcani maggiori, nei due arcani maggiori del toro ci sono entrambi, il papa e l'imperatrice, ma a parte il fatto del segno del toro, quello che arriva è che con l'energia esterna tu non hai comunicazione, però è un'energia che ti costringe una scelta. Allora, molto forte, è vero che c'è il segno del toro, ma è anche vero che ci sono i genitori di base in questa settimana. L'energia maschile, l'energia femminile, genitoriale, l'imperatrice è la madre per eccellenza, ma anche il papa ha una grande energia maschile, anche se spirituale. Quindi io credo che tu voglia impostare un nuovo rapporto, che si stia per impostare un nuovo rapporto con persone che in qualche modo, qualcuno potrebbe essere simile a te per idee politiche, religiose, eccetera. Qualcuno potrebbe essere invece diverso da te in questo. Idee politiche, religiose, civili, eccetera. Fatto sta che comunque c'è la sensazione di una scelta questa settimana dell'energia esterna. Sei arrivata questa, o sei arrivato questa settimana con il silenzio relativo ad una scelta. Non escludo che per qualcuno ci siano dei matrimoni coinvolti, però è interessante questa cosa del silenzio sulla scelta, quindi si sta pianificando il futuro, ma ancora non si ha certezza della strada da prendere, ragazzi, o almeno non si è comunicata la strada da prendere. Questo è quello che mi arriva. Vediamo un attimo. L'eremita, l'asso di bastoni, il 2 di bastoni, il 3 di spade, il 4 di spade e il 5 di denari. Impressionante, 1, 2, 3, 4, 5, una settimana in evoluzione assoluta, però non posso dirti che è una settimana che si evolve in maniera positiva, posso dirti che è una settimana che ti vede molto razionale, che ti vede più che razionale e pianificante, il contabile della situazione sei tu questa settimana. Ma il fatto è che tu sei contabile anche nelle sensazioni e nelle emozioni questa settimana. Ciò che esce deve entrare, anche di emozioni e sensazioni. Sei attento, non è sempre così nella vita. E per questo tendi un attimo ad isolarti. Potrebbe essere la mancanza di qualcuno o qualcosa, anche di un lavoro,
o economica o di un affetto che ti porta a questa sorta di isolamento. Da martedì sembra che ci sia un nuovo inizio, sembra che le cose siano migliorino. Poi però di nuovo una settimana che è in salita. Occhio, è in evoluzione comunque, è in salita ma in evoluzione perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. C'è una scelta da fare a un certo punto a metà settimana ed è una scelta che ti porrà nelle condizioni di dover riprenderti in mano alcune ferite. E questo secondo me ti causerà un po' di stress, eh? Quindi c'è una scelta che ti ferisce o che potrebbe farti ripensare a delle ferite del passato, perché il testo lo vedo molto, dato che è di passaggio, proprio come una sorta di passaggio, ok? Anche questo dolore, tra virgolette, è una sorta di passaggio. Qui non c'è sangue, non è visibile il sangue, c'è il pericolo della ferita. Ripeto che potrebbe essere stata del passato, così come la senti oggi il pericolo della ferita. Il pericolo della ferita ti mette nelle condizioni di chiuderti. Apriamo con due carte di chiusura, l'eremita e il quattro di spade. Quindi è un capricorno che non è aperto questa settimana agli altri. Piuttosto mi sembra molto arroccato in posizioni di isolamento e di difensiva. Te lo dico, capricorno. Non so quanto queste soluzioni siano ottime, ottimali. Vabbè, io sono un segno per l'apertura in assoluto agli altri. Tu però sicuramente questa è una settimana in cui vedi, apri e chiudi con due carte che mi danno il senso dell'isolamento. Potresti passare molto tempo a letto a pensare o semplicemente seduto a riflettere, a cercare di capire come aprire una nuova situazione, se ci sono delle scelte da fare, come superare un dolore, un eventuale dolore. Sembra quasi che tu debba scegliere, no? Debba fare una scelta tra un dolore di oggi. No, è proprio che tu hai paura di soffrire, c'è proprio la paura della sofferenza dovuta a mancanza, eh? Quindi qualcosa ti manca e cominci a rivalutare tutta una serie di situazioni e cose della tua vita, perché poi di base è questo. È interessante il fatto che ci sia il giudizio, il Papa e l'imperatrice, quindi verranno tutta una serie di nodi. Verranno al pettine o di situazioni che devono essere portate a conclusione, che hanno a che fare probabilmente o con le figure genitoriali o con la famiglia o con delle idee, ok, diverse con cui devi comunque trovare un approccio di condivisione. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli e la conoscenza. Allora, devi ricercare la conoscenza. Abbiamo visto che c'è l'eremita, stessa carta. Se ci fate caso, abbiamo una persona che ha una lampada in mano e cerca l'illuminazione. Interessante è l'amicizia. E sotto abbiamo le relazioni. Quindi qui ci dice che devi nutrire le tue relazioni, soprattutto quelle a livello di amicizia. E devi pensare in grande per il tuo futuro. Sei invece concentrato a chiuderti in te stesso. La mia sensazione è che questo sole in opposizione ti dia, non ti faccia comprendere bene le tue potenzialità e le potenzialità di un periodo che potrebbe essere positivo, ma che tu in qualche modo vedi in negativo. Non riesci a vedere oltre in questo momento. Sei molto sulla difensiva, hai paura del ripetersi di situazioni del passato, o potrebbero, ci sono situazioni che si stanno ripetendo.
c'è la figura materna che è molto forte in queste carte con quell'imperatrice, qualcuno che si dà, che si spende, potresti essere tu, ma è soprattutto un'energia esterna perché è all'esterno con cui ti confronti questa settimana, c'è una sorta di ritorno all'accoglienza, al ventre materno, ok? O anche alla creatività. Comunque, Capricorno, una settimana sicuramente in cui spesso ti troverai a dover riflettere. Ed è il senso di mancanza di base che ti porterà a riflettere e a scegliere la soluzione migliore per te. Per te la soluzione migliore è quella che ti fa soffrire di meno. Ok? Perfetto. Adesso ti saluto e ci vediamo prestissimo. Bye bye.